Avezzano sbanca il Savini di Notaresco 2-1 e si guadagna il secondo turno di Coppa Italia a distanza di una settimana dall'avvio del campionato. Nella squadra di Roberto Vagnoni, senza Frulla squalificato e con Blando fermato da un problema alla caviglia, nella rifinitura Sansovini in campo dal primo minuto nel 4-3-3 che vede ai suoi lati Montagnolo e Gaetani, modulo speculare per Meco Monaco con Gaeta riferimento davanti insieme a Quatrana e Franchi. Traditi invece va a costruire gioco. La prima emozione la regala il Notaresco al nono con il sinistro di Gaetani, potente sì, ma che si infrange sull'esterno della rete. Debole 60 secondi dopo la girata sempre mancina di Sansovini che fa anticontrolla. La squadra di casa è molto propositiva all'inizio, l'Avezzano sembra un po' contratto e spesso si affida a qualche iniziativa senza costrutto di Franchi. La fase centrale del primo tempo va via a ritmi blandi come nelle previsioni. Prima del diagonale, minuto 35, strozzato di Sansovini, imbeccato da una sortita sulla destra di Marcelli. Ma la fiammata dopo 60 secondi dell'Avezzano è letale. Sventola di Quatrana, la difesa del Notaresco chiude come può, ma sul fronte opposto è Di Giacomo a raccogliere la sfera e con l'aiuto involontario di Colantonio buca la rete rosso-blu per lo 0-1 ospite. A 6 dall'intervallo subito l'occasione per il pari del Notaresco, Traditi appoggia male all'indietro, Montagnoli si invola, ma perde il tempo della battuta. Allora decide di servire Sansovini, su cui Fanti è assolutamente provvidenziale. Nella ripresa ricomincia il forcing di casa. Al 49esimo Gaetani prova il super gol, ma la rovesciata termina alta. Al 60esimo il raddoppio dell'Avezzano scaturisce da un calcio di punizione che pare innocuo in area di rigore. Pare appunto perché la respinta di Colantonio fa carambolare la sfera su Marcelli, che involontariamente infila la propria porta. Vagnoni cambia allora, fuori Gaetani, dentro l'ex Isernia Romano, ma la risposta di casa è affidata alla deviazione aerea di Salvatori di poco fuori sul piazzato del neoentrato Cancelli. Al 73esimo però il Notaresco si guadagna un rigore grazie all'azione insistita di Sansovini. Il pallone è toccato con un braccio da Magri e Bocchini di Roma 1 manda l'ex Pescara e Teramo dal dischetto. Il sinistro è impeccabile, la squadra di Vagnoni accorcia le distanze. Meco Monaco allora si copre, fuori Franchi, dentro di Gianfelice, ma in Montagnoli a 5 al 90esimo a sfiorare il 2-2, superando Siragusa e impegnando sul primo palo Fanti, che ha un ottimo riflesso. La risposta a Marsicana nella sgroppata, minuto 89 di Direnzo, che scarica proprio per Siragusa, diagonale al lato. Finisce 1-2 dunque ed è subito campionato, perché tra una settimana il Notaresco giocherà di nuovo al Savini con il neopromosso Vasto Girardi. Per l'Avezzano invece impegno interno contro il campo basso dell'ex Stefano De Angelis, oggi in tribuna. Mister Meco Monaco, una vittoria che fa comunque morale da una qualificazione in Coppa Italia e tra 7 giorni si comincia con il campionato e c'è subito un impegno importante col campo basso. Sicuramente vincere fa morale, crea autostima. Secondo me abbiamo fatto anche una buona partita, non sotto l'aspetto qualitativo, perché abbiamo giocato poco la palla e lo dovevamo fare di più, però secondo me sotto l'aspetto dell'impegno, della voglia di voler vincere questa partita, siamo stati sempre in partita, abbiamo secondo me rischiato pochissimo, quindi sono contento della vittoria. Sappiamo tutti che c'è da migliorare, avevamo anche qualche giocatore in condizioni un po' precarie. Siamo contenti, ci prepariamo per la prima di campionato nella maniera più tranquilla. Se il secondo gol è stato un po' rocambolesco, immagino che invece il primo ti ha soddisfatto. Attacco da destra con poi controattacco sulla sinistra, insomma quello è quello che vuole vedere Antonio Meco Monaco. Sì, abbiamo fatto cose buone e cose meno buone, ecco, dovevamo giocare un pochettino di più a calcio, non l'abbiamo fatto. La domenica precedente invece l'avevamo fatto meglio, però questa è una squadra tutta nuova, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di conoscersi meglio, c'è bisogno di lavorare, sono giocatori molto giovani, tra l'altro è la prima esperienza in questo campionato. Siamo contenti per la vittoria perché lavorare sulle vittorie è meglio e quindi martedì incominciamo a preparare questa partita contro il Campobasso, che sappiamo tutti che è una squadra forte, però noi non dobbiamo rispettare tutti, dobbiamo entrare sempre in campo per poter vincere le partite. Pensi che manchi ancora qualcosa a questa squadra? Ma guarda, sicuramente manca un difensore centrale perché siamo 2 over e 1 under, quindi sicuramente lì la società interverrà, poi vediamo cosa ci propone il mercato, se no alla fine stiamo bene così, perché comunque la squadra è una buona squadra che ha margini di miglioramento notevoli. Mister Vagnoni, probabilmente la cosa che non ti è andata giù è non aver concretizzato, non essere stato cattivo nel momento in cui il Notaresco ha avuto le possibilità sia nel primo che nel secondo tempo di andare in gol, alla fine solo il rigore di Sansovini. Sì, a vedere la prima mezz'ora credo che abbiamo giocato solo noi, con una squadra quadrata, organizzata, che si è difesa molto bassa. Noi abbiamo sfondato diverse volte lì, quando spendi così tanto devi fare gol,
o per altruismo o per una scelta magari sbagliata finale, non siamo stati bravi a fare gol, poi dopo li abbiamo preso in maniera sfortunata, e credo sono l'unica palla gol loro, palla gol, un'azione offensiva, e poi la partita si è messa ancora di più per le loro caratteristiche, visto che facevano tanta densità e si abbassavano quasi tutti sotto la palla, avendo una difesa così grande ma non velocissima, e quindi ci hanno costruito la partita su sto gol, e poi al secondo tempo abbiamo fatto di nuovo bene, abbiamo creato diverse palle gol e abbiamo cambiato anche bene, credo, con Romano e Cancelli, con Mozzoni, ci siamo messi 4-2-4, la squadra ha preso a livello tecnico, sta crescendo tanto su diverse situazioni, quelle che ci servono, sono contento. A una settimana dall'inizio del campionato, che cosa va e che cosa non va secondo Roberto Bagnoli? Se non va adesso, oggi non va il risultato, perché poi il risultato sarebbe bellissimo e ti porta a fare il passettino in avanti, però ho fatto i complimenti alla squadra perché secondo me ha fatto una buonissima partita contro una squadra buona che si è saputa difendere, che però secondo me non meritava di vincere. Domenica c'è subito una neopromossa, ma che tipo di campionato si aspetta Bagnoni dal suo notaresco? Il tipo di campionato ce lo diranno solamente le partite, e l'obiettivo ce lo dirà il primo mese, dove avremo 4 partite, e quindi da lì dai risultati che facciamo. Quindi non c'è un obiettivo iniziale, l'obiettivo secondo me ce lo dobbiamo dare noi strada facendo. E domenica incontriamo una squadra che ha fatto capire subito che fa parte subito di questa categoria, perché ha vinto 2 partite, lascia perdere la Coppa Italia, però ti fa capire lo spessore della squadra, però sono convinto che domenica spero che quel pizzico di sfortuna che abbiamo avuto oggi non l'abbiamo domenica, e spero che ripetiamo la stessa prestazione in vaso di possesso palla e di essere più attenti nella fase di non possesso, però davvero oggi abbiamo perso, ma sono veramente contento. E invece contro l'Aquila, anche se non amichevole, abbiamo fatto male i primi 20 minuti e avevo qualche riserva, invece oggi sono convinto che siamo una buonissima squadra e dobbiamo battere ferro e dobbiamo convincerci che questa squadra può fare davvero dei buoni risultati. Quello che abbiamo visto oggi è un notaresco completo, o secondo l'allenatore del notaresco manca ancora qualcosa? Noi oggi avevamo anche Blando fuori e abbiamo diversi fuori quota che stanno cominciando ad assaggiare quest'anno il palcoscenico anche degli allenamenti della prima squadra nella loro completezza, quindi dobbiamo vedere se abbiamo altri giovani che possono poi giocare in questo campionato. Forse qualcosa ci manca. Vedi, oggi si è fatto male Blando, abbiamo dovuto rinunciarci, e Blando è un giocatore importante e forse lì, se manco lui, dobbiamo organizzarci per trovare un altro giocambista che sia in grado di poter giocare subito, anche perché abbiamo Anas, che è 2001 a centrocampo, che ha fatto la prima categoria, quindi non è facile catapultarlo subito in questo campionato.